verso le basi della leadership etica. Una delle teorie che definiscono come si costruisce una leadership carismatica si basa sul modello del contenuto dei stereotipi di Glick e Fisk. Glick e Fisk sono due autori che hanno cercato di identificare quali siano le percezioni sociali più importanti per capire se creiamo una buona impressione, attribuiamo un buono stereotipo a un gruppo di riferimento oppure no. Comparando tutte le possibili caratteristiche, hanno identificato due nuclei di base, che sono la competenza e il calore. Se consideriamo una persona sia competente che è calorosa, quindi ha buone capacità di relazione, allora è possibile una leadership carismatica. La presenza di una sola delle due caratteristiche invece produce risposte ambivalenti o negative. Se una persona è percepita come molto competente, ma poco calorosa, avremo un pregiudizio di invidia, okay? È bravo ma non ci sa fare con le persone, è bravo ma non è etico, è bravo ma non ha buone competenze relazionali. Allo stesso tempo, avere una percezione di alto calore a bassa competenza produce un pregiudizio paternalistico, e cioè può creare simpatia, ma comunque in qualche misura pietà. Ok, o comunque un sentimento di accudimento che non favorisce la leadership. Ovviamente, se manca calore e competenza, il problema è serio. E vi posso mostrare questo esempio comparando leader che hanno avuto una leadership carismatica dei leader che hanno avuto una leadership meno carismatica, proprio per motivi legati a una minore percezione di connessione con le persone. Possiamo, per esempio, comparare i due incipit dei due ultimi papi, parliamo di Papa Francesco, Papa Bergoglio e Papa Ratzinger. In entrambi i casi nessuno andrebbe a porre alcuna questione, no, sulle caratteristiche legate alla teologia. Ratzinger, peraltro, è considerato tra i massimi teologi viventi, ma ricordo perfettamente le loro due presentazioni. Ricordo che Papa Bergoglio ha iniziato con "Buonasera", mentre Papa Ratzinger, in termini di leadership carismatica, forse risentiva un po' della grande leadership carismatica del Papa precedente, Giovanni Paolo II, ma anche ricordo il suo incipit, il suo ingresso e la sua presentazione. Partì con una metafora complessa, se non ricordo male, dell'uomo pastore che faticava ad arrivare alle persone. Bergoglio invece ha esercitato il proprio potere di influenza anche con mezzi nuovi, innovativi, telefonando direttamente alle persone, facendosi selfie con le persone, quindi creando molta connessione diretta. E questo ha prodotto due risposte emozionali differenti, sebbene parliamo ovviamente a livello invece legato alla teologia di persone estremamente preparate, competenti, che nessuno metterebbe in dubbio, ma come vedete, nelle capacità di comunicazione, di connessione direttamente con le persone, vediamo due diversità e forse un seguito di leadership carismatica più nel caso di Papa Bergoglio. Possiamo comparare leader dell'ambito dello sport, ne abbiamo di più simpatici, di meno simpatici, creiamo una leadership di più quelli simpatici. O anche nell'ambito dei ricercatori o delle persone che hanno contribuito alla scienza. Per esempio, tutti conoscono Einstein, a volte quando propongo foto di altri scienziati che ugualmente hanno rivoluzionato la storia, le persone non ricordano i nomi. Einstein è più popolare, era ritenuto più simpatico, ma poi nessuno lo sa veramente. E c'è tanto storytelling dietro Einstein, ok? Viene percepito come un prototipo dello scienziato, sebbene vi assicuro che ve ne siano tantissimi dei sconosciuti, ugualmente validi, che hanno ugualmente cambiato la storia dell'umanità. Ma come vedete, la percezione di calore, di simpatia, ancora una volta produce un carisma maggiore. Nessuno o pochi ricordano Edison, pochi ricordano Guglielmo Marconi, che è un italiano ed è un bolognese di Sasso Marconi. Ha rivoluzionato il mondo delle telecomunicazioni, ok? Ma nessuno ne ricorda la faccia o nessuno fa gli aforismi su Facebook con Guglielmo Marconi o con Edison, li fanno tutti con Einstein. E questa è una deriva preoccupante, ma come vedete, appunto, ancora una volta lo storytelling, le capacità di calore, di simpatia vengono e sono quel passo in più che determina poi la produzione di una leadership carismatica. E questo è determinato dal nostro passato ancestrale. Noi nel passato, nell'epoca primitiva, nelle società primordiali,
Avevamo bisogno di capire subito se il nostro pari poteva essere A, competente, utile a darci una mano alla sopravvivenza, B, disposto a farlo, ok? Avere quelle competenze, quelle caratteristiche di calore, di amicalità che non tutti hanno. E questo è il motivo per cui Grieg e Fisk, fondatori del modello del contenuto degli stereotipi, in sostanza ci dicono che questi sono i due elementi tipici. Categorizziamo così le persone, ok? Capiamo subito se sono simpatico o no, competente o no, poi ci possiamo indovinare più o meno bene, ma entrambe favoriscono la leadership carismatica. Questo accade anche nei gruppi e questo è animato anche da un meccanismo competitivo. Facci caso, se incontri una persona ipercompetente, che ha una competenza straordinaria, molto superiore alla media, molto spesso il pregiudizio ci porta a dire ok, se è super competente allora non è simpatico, no? È una macchina, è un freddo calcolatore. E lo stesso se noi, non so, andiamo a un corso di formazione e il formatore magari inizia con tantissimo umorismo o fa tantissimo umorismo all'inizio, qualcuno può dire ok, mancheranno probabilmente le competenze tecniche. In realtà possono coesistere, ma la nostra mente è un po' focalizzata su questo binomio, no? Su questa differenza tra competenza e calore. Se è competente non è caloroso, se è caloroso non è competente. E quindi è un po' uno sforzo notevole quello di avere entrambi gli elementi. La attribuzione di calore e competenza avviene anche verso popolazioni target. Non a caso, questo è il modello del contenuto degli stereotipi. Pensate a quante volte si faccia riferimento a popolazioni target attribuendone grande calore e scarsa competenza o grande competenza e scarso calore. Questo è un elemento che spesso viene utilizzato, basato su uno stereotipo e su pregiudizi. Ad esempio, che le culture del Nord Europa abbiano elevata competenza e scarso calore, spesso vengono definite come culture fredde. O questo a volte accade anche verso le popolazioni asiatiche, no? Si considerano tutte le popolazioni asiatiche, la Cina, come posti dove il focus è sulla competenza tecnica, ma in fin dei conti il calore è scarso. Poi tutti possiamo riconoscere, per esempio, che uno dei tipi di umorismo più noti è proprio l'umorismo british, quindi stiamo parlando del Nord, e quindi non è assolutamente così matematico, ma vi ricordo, questi sono modi in cui funzionano i pregiudizi e gli stereotipi, perché questa teoria spiega esattamente questo. Oppure un esempio che spesso mostra l'utilizzo del pregiudizio, no, alta competenza e scarso calore, lo troviamo nel film Rocky IV, dove abbiamo un Rocky americano che non ha le competenze tecniche, si allena nella neve o utilizzando strumenti in legno, e l'avversario, Ivan Drago, che invece si allena con le macchine, non prova alcuna emozione, in alcuni momenti gli vengono iniettate sostanze di cui non viene spiegato nulla nel film, e quindi abbiamo ancora l'umano versus la macchina. È un modo in cui i nostri pregiudizi funzionano, sono esempi che vi mostro in maniera estrema, ma nella realtà accade questo, accade la stessa cosa, che tendiamo a scadere in una di queste rapide interpretazioni della realtà. Quindi, se uno stile di leadership si iperfocalizza sulla competenza, dovrà sapere che gli avversari tenderanno a svalutarne le caratteristiche di calore. Se fa il contrario, cioè se calca la mano sulle caratteristiche di amichevolezza, avrà una percezione scarsa di calore. Lo sforzo deve essere quella di avere entrambe le caratteristiche, ma c'è una terza area della leadership che è quella che poi rappresenta l'ago della bilancia. Una persona deve avere il massimo sforzo per diventare un leader carismatico nell'avere una buona percezione sia di competenza che di calore e di simpatia. Se ci pensi non è neanche così strano, il leader deve saper instillare emozioni positive. Se non sa farlo, dovrà sapere che ha un'arma in meno, che ha un elemento in meno per sostenere il gruppo. Le emozioni positive e il morale non so, sono tutt'altro che cose impalpabili, sono cose importantissime anche per migliorare la performance, anche per migliorare la performance tecnica. Ma il terzo elemento, che è quello cruciale che rappresenta questo corso, è certamente la percezione di moralità. In moltissimi casi le persone si focalizzano su questa. E moltissime delle leadership politiche, anche delle più lunghe,
Sono crollate quando? Quando c'è stato magari uno scandalo o uno scandalo sessuale importante, uno scandalo che ha posto veramente domande, interrogativi sulla moralità di questo o di quel leader. E quindi ha fatto crollare anche leadership che magari sono durate 10-20 anni. Cercheremo di affrontare questo tema nella prossima lezione in cui parleremo della leadership etica, di come costruire valori e credenze all'interno del nostro gruppo di riferimento. Io ti ringrazio.